Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelle quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Al contrario, vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, il Paese, ma per fomentare divisioni e odio. Fratelli e sorelle, di fronte a queste ombre, rallegra osservare come la filosofia che ispira l'organizzazione dello Stato indonesiano manifesta saggezza e equilibrio. Purtroppo...